Si dice che le anime che ancora vagano sulla Terra non abbiano avuto degna sepoltura, e questo è ciò che potrebbe essere accaduto a Messina in seguito ai vari terremoti, tragedie, catastrofi e cataclismi che hanno raso al suolo la città e non hanno dato giustizia ai cadaveri rinvenuti sotto le macerie perché numerosissimi, portando alla formazione di una nuova città dentro la Messina ricostruita, quella dei fantasmi. È questo il caso della Bella di Cristo Re che appare felice nei pressi del santuario, ma nessuno riesce mai ad avvicinarsi perché lei d'improvviso si volatilizza. O il bambino del Boccetta che corre per tutto il viale urlando, il ferroviere di Camaro che passeggia nei binari della vecchia stazione, o ancora il pistolero di Tremonti che corre, spara e poi scompare. Per i più sentimentalisti ci sono anche gli innamorati di Via Bisazza, che camminano abbracciati e in virtù del loro amore, chiunque osi avvicinarsi a loro vedrà che il ragazzo si porrà davanti alla donna per difenderla e poi cadrà scomparendo. La ragazza, rimasta ormai da sola, scappa e scomparirà cadendo anche lei. C'è anche un bambino che tra la galleria Santa Marta e Monte Piselli esce fuori da una casa abbandonata e agita la mano per salutare con affetto i passanti, per poi svanire nel nulla. La più inquietante è forse Azzurra, ritratta in un quadro e deceduta quando ancora era una bambina. Si dice che di notte esca dal dipinto per tormentare la casa ormai abbandonata dove viveva con la famiglia. Infine, tra il viale Regina Elena e l'Annunziata, si racconta di un'abitazione infestata da un fantasma che molti anni fa tormentò una famiglia affittuaria, intimando alla moglie di andar via da quella casa, ospiti evidentemente non graditi, minacciandola più volte, facendo ripetutamente scoppiare in lacrime il figlio ancora in fasce e gettandolo anche dalla culla. Queste anime, maligne o meno, si aggirano per la nostra città, talvolta mosse dall'inquietudine per il proprio terribile destino, di cui spesso non si conosce neppure la storia. Perciò se la notte vi capita di passeggiare in spensieratezza per i meandri della città, state in campana, potreste sentire una presenza accanto a voi.